Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. 9 giornate trascorse significa che siamo ancora agli albori, no, di questa stagione, però già ci sono i veleni, le polemiche, soprattutto ci sono i ricordi di quelli che hanno, di quei episodi che in passato hanno fatto male soprattutto al Napoli, no? E quindi già vederci di fronte ad alcuni casi, ad alcune dinamiche, può farci tornare alla testa qualche ricordo, ecco, mettiamola così, che non vorremmo il cui ripresentarsi, ecco, non vorremmo possa in qualche modo intralciare il percorso del Napoli di Spalletti. Evidentemente la pensa così anche Aurelio De Laurentiis, almeno stando a quella che è l'indiscrezione del Corriere dello Sport, che ovviamente oggi si prende un po' le prime pagine. De Laurentiis molto adirato, no, di quello che è successo tra domenica pomeriggio e domenica sera tra l'Olimpico e San Siro, con la mancanza di uniformità di giudizio sui casi Anghissà e Alessandro, insomma, il rigore per la Juventus, e ne ha parlato con i vertici arbitrali, o ne avrebbe parlato con i vertici arbitrali. Intanto buongiorno Raffaele Auriemma. Sì, ciao Andrea, buongiorno a tutti. Questo è un argomento talmente antipatico che quando provi a parlarne o chiamano i direttori per i quali tu lavori o mandano gli scagnozzi nelle televisioni a provare a delegittimare le cose che tu dici. A me dispiace che uno bravo come Graziano Cesari poi si presti a delle cose. Mi sta pure bene che tu dica a Graziano e tutti i Graziano del mondo, il VAR ha fatto bene a mandare davanti al monitor Mariani per quel contatto ridicolo, perché io credo che negli anni 70, 80, se avessero avuto la VAR ci sarebbero stati 12, 13, 14 rigori a partita, perché se è così la logica, ma invece non è così, diventa logica quando ci sono determinate partite, perché se noi andiamo a vedere altri episodi analoghi non è mai stato interpellato l'arbitro dal VAR, mai, perché sono contatti risibili. Tra l'altro, se l'arbitro ha visto e ha giudicato quell'intervento non intenso tale da poter determinare un calcio di rigore, mi chiedo perché il VAR non si fa i fatti suoi e si attiene al regolamento. Perché lo stesso VAR che non si è fatto i fatti suoi si chiama Mazzoleni, Milan-Napoli l'anno scorso, tocchetto di Bakayoko sul polpaccio di Theo Hernandez, e Mazzoleni gli chiese di andare al VAR. Però in quel caso si è avuto un arbitro inflessibile. Pasqua è andato davanti al monitor e ha detto: per me questo contattino involontario non può essere un calcio di rigore, se no non lo chiamiamo più sport di contatto, chiamiamolo in un altro modo. Se il calcio è uno sport di contatto, vuol dire che il contatto è normale, altrimenti se bisogna stare accorti in area di rigore anche a sfiorare l'avversario, se no ti danno il calcio di rigore se sei certa squadra, se sei altre squadre non te li danno. Ragazzi, ma veramente questo è sport ancora? Questo è ancora il calcio? A me sta roba qui non piace. Se avessi iniziato a seguire il pallone così, ma non lo avrei più seguito, perché avrei detto: ma che roba è questa? Ma non può essere, è ridicolo giocare a pallone in questo modo, è ridicolo. Andatevi a vedere le partite dei ragazzini nelle scuole calcio o un po' più su e vedete quante botte si danno calcisticamente parlando, e non si fischiano i rigori, perché è calcio, si chiama calcio. Poi la trasparenza tanto invocata dal signor Trentalange, io la voglio proprio vedere, e non mi basta che l'arbitro a fine partita dica due stronzatine, magari ho sbagliato, scusa, ma chi se ne frega se che dici che hai sbagliato? Noi dobbiamo sapere perché tu arrivi a quell'errore, e l'unico modo che c'è per sapere perché arrivi a quell'errore è avere gli audio, ma in diretta, come succede negli altri paesi. Noi dobbiamo sapere tra VAR e arbitro che caspita si dicono prima di prendere una decisione. Io lo voglio sapere, io utente del calcio, io utente dell'informazione, lo devo sapere, perché se no troppo comodo. Ha detto bene Gasperini: ci dovete mettere la faccia quando sbagliate, quando prendete una decisione. Non è che uno butta fuori un allenatore
a distanza di 50 metri così, vai fuori, ma chi sei per buttarmi fuori? Mi devi spiegare perché mi stai buttando fuori. Vabbè, comunque gli argomenti sono tanti. Sì, ne parliamo con i nostri amici, c'è già Salvatore al telefono che ha composto lo 081-636-363. Ciao Salvatore, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Salvatore, scusami un attimo, devo rispondere a questo signore qui che il lunedì sera si appisola e poi va trovando che io le cose non le dico a Tikitaka. Ma se tu dormi non lo puoi sapere che cosa dico a Tikitaka, amico mio. Auriemma, come mai queste cose non le dici a chi ti caca? Poi ha scritto pure chi ti caca, ma davvero chi ti caca? Scusami, se scrivi ste stronzate qua, continua a dormire e basta. Prego, Salvatore, prego. Ah, volevo fare una domanda, se possibile, nel limite tecnico. Certamente, secondo lei, il Napoli a gennaio, viste le presunte dovute assenze per i tornei in Africa, secondo lei il Napoli se interviene, se deve intervenire? Allora, Salvatore, è notizia di questa mattina che si giocherà il 5 gennaio la Supercoppa tra Inter e Juventus, quindi la partita Juve-Napoli sarà giustamente posticipata perché il Napoli non potrà disporre suo malgrado di 4 calciatori africani. Allora, leggo un altro messaggio, lo voglio leggere perché pure mi intriga questo messaggio. Ciao Raffaele, sono interista e ti dico, fate attenzione perché l'errore di domenica ha favorito Milan e Juve. Non dimenticare i 18 rigori fischiati al Milan quando non arriva alla Juve, ci provano col Milan. Vabbè, mi pare che siano stati addirittura 20 i rigori fischiati nella passata stagione per questo motivo. Indubbiamente è così. Allora c'è Paolo al telefono. Buongiorno. Ciao Paolo. Buongiorno, salve. Vorrei fare una domanda tecnica. Sono tifoso del Napoli, però mi interessa anche il fatto tecnico. Mi sembra di capire che la terza classificata dell'Europa League spareggia con la seconda della Conference League. Così mi sembra di aver capito. Così o no? Grazie, arrivederci. La terza classificata dell'Europa League va direttamente in Conference League, non spareggia con nessuno. È così, no Andrea? La retrocessione come c'era dalla Champions è lo stesso concetto. Quindi non vogliamo assolutamente che ciò avvenga, quanto minimo. Paolo, c'è Paolo? No, chi c'è al telefono? Antonio. Sono Antonio da Napoli, pianura. Prego Antonio. Vai Antonio. Posso? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senti, volevo parlare, è la prima volta che io stavo qui, Raffaele. Io ieri sera, la prima volta che ho visto Tikitaka, sì. Veramente mi sembrava più colpo grosso che una trasmissione. È un programma fatto così, dai, è inutile che ci andiamo a soffermare, è un programma tutto si è parlato, lo so, tutto si è parlato del Napoli, perché il Napoli è la capolista insieme al Milan, si è parlato di questo fallo della Juve, che il rigore non c'era, certo. Perché non hanno parlato del fallo di Anguissà, che era sacrosanto quel rigore? Perché non si è parlato del Napoli? Perché quel fallo lì che ha determinato il calcio di rigore che ha permesso alla Juve di pareggiare era un episodio molto grave, per cui se ne è parlato a sufficienza e ne abbiamo parlato anche noi e continuiamo a parlarne anche noi. Allora, sentiamo un messaggio vocale e poi ci fermiamo per la pubblicità. Buongiorno carissimo Andrea, buongiorno carissimo Raffaele. Ciao. Sono Ciro, datore del Greco. Raffaele, Graziano Cesare ha dato una spiegazione assurda. Cioè, il rigore di Anguissà non sarebbe tale perché i calciatori stanno stava in caduta. Esatto, certo. Cioè, questa è una cosa che il regolamento non ha mai detto. Cioè, infatti, tu vai sulla caviglia di un calciatore in caduta... facendolo male, non è rigore, non è danno procurato. Allora nemmeno l'espulsione che ha chiamato Mazzoleni al VAR per il Milan è tale, perché Soriano comunque sta in tuffo quando tocca la gamba di Ballatore. Il regolamento l'ha fatti loro. Ma devi sapere, amico mio, che ogni arbitro è un tribunale. La sua testa decide come vuole per il regolamento. Mo' sta storia che, essendo in aria tutti e due, quello cade sulla mia caviglia non è fallo. Quindi se gli spezzava la caviglia non era niente di che, perché stavano in aria. Ma dico, Graziano, ma è normale quello che tu dici? Stavano in aria e quindi uno cade sulla mia caviglia non è fallo. Il cosiddetto danno procurato non esiste più, quindi, soprattutto in area di rigore. Ma mi chiedo,
Ma tu, VAR, signor Di Bello, che probabilmente stavi vedendo veramente colpo grosso in quel momento invece della partita, lo vuoi chiamare l'arbitro che non può vedere che gli è caduto sulla caviglia? No, Massa, con tutti gli errori che ha commesso, quello non lo può vedere, glielo deve dire il VAR, ma non gliel'ha detto, quindi c'è VAR. E sì, poi glielo chiediamo all'arbitro se riguardandolo non dà calcio di rigore. Là. Esatto, infatti. Dai, ci dobbiamo fermare. Ci fermiamo, poi continuiamo a parlarne anche con qualche ospite tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Rieccoci in diretta, tra un po' ci collegheremo con un ospite per continuare ad affrontare il tema, un ospite che avrà delle cose da raccontarci. Intanto ricordiamo come fare per interagire con la trasmissione: 081 636 3663, il numero per tutti i vostri interventi telefonici, e poi c'è il numero per i WhatsApp che è invece il 339 666 9990. Contattateci come sempre con i vostri WhatsApp, siano essi scritti e vocali. C'è un avvocato che si sta molto attivando affinché ci sia un minimo di chiarezza sulle cose del calcio, e di recente, credo che sia una cosa proprio di poche ore, l'avvocato Eric Grimaldi ha fatto una richiesta affinché vengano concessi gli audio relativi ai file di due partite. Uno riguarda Inter-Juventus, sull'episodio inerente il contatto tra Alex Sandro e Dumfries, e l'altro immagino che sia quello su Anguissa e Vigna. Ce l'abbiamo al telefono l'avvocato Eric Grimaldi, che ringrazio. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Non so se ho detto cose sbagliate, magari se me le integra così. Sì, io volevo un attimo chiarire, perché io di questa vicenda mi occupo oramai da quando ci fu quel famoso interview dell'aprile del 2018, e quindi questo non è altro che una conseguenza, perché all'epoca, il 3 maggio del 2018, qualche giorno dopo quella partita, che poi ovviamente costò a Napoli lo scudetto, io chiesi gli audio e i video di quelle azioni che riguardavano Vesino e Pjanic. All'epoca nessuno sapeva nulla e tutti pensavano che non esistesse una registrazione di quegli audio, e invece poco tempo dopo si venne a sapere che questi audio esistevano, ma che in realtà poi, anche a seguito dell'inchiesta delle Iene, sparirono per quegli episodi. Esatto. E peraltro è stata anche aperta un'indagine alla procura, non solo federale ma quella ordinaria, perché io, a seguito del servizio delle Iene, ho depositato un esposto, in quanto i procuratori che sono andati allo stadio San Siro a verificare cosa è accaduto dopo quella partita dell'epoca, che è quella che poi interessa più di tutte, che praticamente il 5-6 maggio si era giocata un'altra partita allo stadio, e quindi erano stati sovrascritti quegli audio della partita precedente che aveva interessato Inter 2. In realtà io però avevo inviato la PEC, la PGC e all'AIA due giorni prima che si sovrascrivessero ovviamente quegli audio, e quindi adesso la procura... Veniamo all'attualità ragazzi. Adesso però. All'attualità cosa succede? Sì. Che poiché se vi ricordate gli episodi dell'epoca, due pesi e due misuri, in una delle due partite, quella della settimana scorsa del 17, è coinvolto ancora una volta Orsato, e in quella chiaramente di domenica abbiamo avuto questo episodio al 41esimo con il fallo dato chiaramente nel secondo tempo, con il fallo su Alessandro che non veniva sanzionato dall'arbitro Mariani, che assisteva all'episodio, alzava le braccia, diceva di proseguire, e quindi in quel caso, nel momento in cui l'arbitro ha visto, non deve intervenire il VAR, perché sappiamo tutti che il VAR, quando non è previsto dal regolamento che può intervenire, non può richiamare l'attenzione dell'arbitro. Allora, per precisione, quando non c'è un chiaro ed evidente errore, allora quando si parla di intensità del contatto, quello è un fatto soggettivo e riguarda l'arbitro, cioè è opinabile il contatto
detto se è forte o meno forte, quindi non può essere un chiaro ed evidente errore se è opinabile, no, avvocato? Poi... Sicuramente, però nel momento in cui il giudice di gara vede il contatto e lo giudica come non sanzionabile con un calcio di rigore, il VAR non dovrebbe intervenire, questo proprio perché il contatto rientra nello spazio soggettivo dell'arbitro, quindi nel momento in cui l'arbitro ha deciso di non concedere il calcio di rigore, in quell'occasione il VAR non deve intervenire, perché l'arbitro è a pochi metri e ha visto l'azione, perché altrimenti si va a violare quella che è la regola anche ovviamente del protocollo del VAR. Altrimenti due misure dovrebbe intervenire l'arbitro in ogni occasione sia che riguardi un'espulsione, un'ammonizione o un calcio di rigore, quando l'arbitro ha visto l'azione al centro del campo. Altrimenti togliamo l'arbitro e conduciamo tutto con il VAR. Sì, quindi lei ha chiesto ho chiesto il rilascio dell'audio di questo episodio per capire cosa si sono detti tra il VAR ovviamente e l'arbitro, tra gli operatori del VAR e la guida in quel caso, perché intervenire per segnare questo episodio del fallo che c'era stato Alessandro, e quindi tutto poi si tramutava in un calcio di rigore a favore della Juve in quel caso, e quindi ci stava il pareggio a Milano dell'Inter alla fine della partita. E poi ho chiesto anche l'audio della partita Juventus-Roma che si svolgeva allo Stadium invece il 17 ottobre, perché in quel caso era coinvolto ancora una volta Orsato, come era accaduto all'epoca con il fallo di Ganic, perché lui non concedeva la regola del vantaggio, che come sappiamo prevede che quanto più vicino alla porta avversaria l'azione, tanto più efficace può essere il vantaggio secondo la regola del calcio, non del VAR, e quindi gli sarà anche scappato il fischio del calcio di rigore, ma a un metro dalla porta doveva aspettare che si concludesse l'azione. Quindi anche in quel caso il VAR doveva intervenire e capire, perché io mi sono letto tutto il regolamento. Non esiste il caso in cui l'arbitro commette l'errore di fischiare e quindi nella successivi due secondi il calciatore fa gol. Cosa accade quando l'arbitro commette un errore del genere? Non è previsto dalla regola del vantaggio e dai successivi articoli, e quindi in questo caso il VAR doveva intervenire per assegnare il gol, a mio avviso, perché altrimenti tutte queste azioni successive che vengono anche rivisitate attraverso il VAR, quando è commesso un errore dall'arbitro ci dovrebbero essere degli interventi. Quindi è giusto capire anche in quell'occasione cosa è accaduto. Perché io ho inviato subito la diffida? Perché sapete perfettamente che con questa sovrascrizione dei file, e poiché le partite si giocano a distanza di pochi giorni, io ho invitato subito sia la PGC che l'AIA, ma anche le squadre coinvolte nelle partite stesse, che sono ovviamente la Roma e l'Inter, e le squadre interessate alla classifica, che sono il Milan e il Napoli, perché ai sensi del codice di giustizia sportiva sono le squadre interessate alla classifica, quelle che hanno partecipato, che possono proporre il reclamo. Per questo si sollecitava anche il Napoli, ma in ogni caso abbiamo chiesto alla PGC e all'AIA che andassero a conservare questi file prima delle partite di stasera, che è Milan-Torino, che programma proprio questa sera il 12 ottobre, e Juventus-Sassuolo, che è in programma domani, proprio per far sì che non vengano sovrascritti quegli audio delle precedenti partite e non commettere lo stesso errore che è stato fatto nell'occasione. Che speranze ci sono che vi consegnino questi audio? Guardi, io credo che poiché questa volta ovviamente ci sta più attenzione rispetto a prima, che nessuno sapeva nulla, e considerando che nella precedente partita in Juve è stata coinvolta anche la procura, io credo che la PGC, a seguito della nostra istanza, debba necessariamente conservare questi audio, anche perché stanno intervenendo anche le trasmissioni sportive a supporto di indagine, e quindi io credo che vengano conservati. Quantomeno andiamo a verificare cosa si sono detti tra i componenti del VAR. È giusto che, se ci deve essere trasparenza, ci deve essere fino alla fine. Non è che poi facciamo ovviamente intervenire veline con i sordomuti per capire cosa si erano detti all'epoca della partita. Questo non deve esistere. Bravo. Quindi all'epoca ci dovevamo dare i file. All'epoca ovviamente noi dobbiamo considerare che chi doveva fare il reclamo doveva essere la società sportiva Calcio Napoli, non lo fece,
benché sollecitata dal sottoscritto, e ci siamo ritrovati a distanza di tempo un audio che non prevedeva l'azione del fallo commesso su Pjanic, che avrebbe chiaramente determinato un altro risvolto rispetto alla fine della partita, e forse avremmo contato uno scudetto in più che Raffaele tanto desiderava. Certo, mica solo io, tutti quanti. Avvocato, tutte le novità che ci saranno su questa storia, me le dica, così noi sarà il primo a saperlo. E la ringrazio molto, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, forza Napoli, altrettanto a tutti. Grazie. Ciao, ciao. All'avvocato Eric Grimaldi. Allora, direi di leggere qualche messaggio pure, oltre a quelli audio. Chi ce lo scrive? Un amico che non si firma, forse Mirko si chiama. Secondo voi, perché i salotti televisivi delle TV campane il lunedì sera sono pieni di giornalisti ed ex calciatori nati da Roma in su, che parlano sulla sintesi della partita vista in due minuti? Siamo talmente scarsi in Campania. Sì, siamo scarsi come genere umano, Mirko, perché noi dal 1861, quando abbiamo permesso a Garibaldi di mettere piede dalle nostre parti con la complicità corrotta dei generali borbonici, in pratica abbiamo sempre avuto questo atteggiamento di accoglienza. Ma che ne fai dei migranti? Un'accoglienza proprio con i tappeti rossi a terra di tutti quelli che vengono dal nord Italia, perché probabilmente fanno più effetto con il loro accento che non è delle nostre. Probabilmente questa cosa a noi non riguarda, perché per esempio stasera nella trasmissione a Telea con Andrea Falco abbiamo un solo ospite estraneo alla Campania, ma che è molto più campano di tanti campani, ed è Salvatore Bagni, quindi napoletano super acquisito, quindi è molto più napoletano normale di tanti altri. Dobbiamo fermarci e poi diamo un po' di spazio anche a sì, voi. Spazio a voi, 0816 36 363, per intervenire al telefono. A tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, sentiamo un po' di messaggi vocali, ricordiamo i numeri di telefono così ci contattano pure. 081 636 363 per le telefonate, invece per i WhatsApp vocali di cui parlava Raffaele, 339 666 9990. Scegliamoli a caso, uno con uno tra tanti, vediamo. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ragazzi, per quanto riguarda il problema arbitri in Italia, le cose sono due: o gli arbitri italiani sono talmente scarsi che da non applicare il regolamento, perché qua stanno dimostrando di non conoscerlo, di stravolgere il regolamento del calcio, oppure c'è malafede. Comunque sia, in entrambi i casi secondo me dovrebbe essere riformato tutto e dovrebbero andare tutti a casa. Quindi scelgono loro la motivazione per andarsene, o l'uno o l'altra, ma che vada riformato tutto, perché veramente non se ne può più. Ma guarda che è il sistema che è sbagliato, perché se tu mandi a casa tutti quelli che ci sono adesso e ne prendi altri, dovranno adeguarsi allo stesso sistema, è così. Loro non possono fare diversamente, se no non lavorano più, se non lavorano non portano il pane a casa, amico mio. Io non ce l'ho con l'arbitro singolo, ce l'ho con la ragione per la quale va a commettere degli errori, per carità involontari, ma probabilmente condizionati in maniera psicologica ed involontaria. Facciamo una cosa, scambiamoci gli arbitri, facciamo venire per le partite del campionato italiano gli arbitri tedeschi, e gli arbitri italiani vanno ad arbitrare in Germania. Vedrete come gli arbitri italiani commetteranno pochi errori, ve lo dico io. C'è Antonio al telefono. Sì, Antonio. Sì, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. No, io volevo fare una constatazione con voi. Secondo me si sta enfatizzando molto questo rigore su Anguissà, ma probabilmente questa enfasi è dovuta anche al fatto che due ore dopo è stato concesso un rigore ridicolo a Torino contro l'Inter. Perché se non fosse accaduta questa cosa, probabilmente ci avremmo passato sul rigore di Anguissà. No, io no, io assolutamente no, perché quello è un episodio da VAR, quindi il VAR deve intervenire. Ma secondo me la cosa
altro è stato la mancata espulsione dell'attaccante della Roma, di Abraham. Certo, anche quello. Quello è stato ridicolo, cioè quello ha fatto il bello e il cattivo tempo, cioè quello esce dal campo, si fa male, entra, ha fatto due falli da ammonizione, è stato ignorato, cioè la Roma doveva giocare metà partita in 10 uomini. Secondo me lo scandalo vero sta lì, non tanto sul rigore non concesso alla FIFA. Non so il vostro parere. Grazie, ciao ragazzi. Abbiamo già detto tante volte, quindi andiamo avanti, sentiamo un altro messaggio. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele, sono Luigi da Cisterna di Latina. Una domanda, a me mi sta bene che adesso il presidente De Laurentiis si sta facendo sentire, ma perché nel 2018 e l'anno scorso sempre per Inter Juve non ha proprio parlato? Che secondo me era il caso di farsi sentire, eppure forte. Grazie, un saluto. Allora, io vi dico, questa mai come quest'anno che il Napoli è primo in classifica meritatamente dopo 9 giornate, meritatamente, bisogna stare attenti a tutto ciò che accade di contorno. Io credo che per questa ragione il presidente adesso si sia attivato affinché ci sia una regolamentazione. Altro problema da risolvere sono i tifosi dei gruppi ultras allo stadio. Senza di loro non c'è quella carica che serve alla squadra nei momenti difficili. Però dopo ne parleremo e troveremo anche il modo per capire come si può risolvere questa storia, che è diventata veramente stucchevole, anche perché succede soltanto a Napoli e succede soltanto nelle curve. Se voi vi cambiate posto nei distinti, non vi farà la multa nessuno, perché non ci sono telecamere, non ci sono macchine fotografiche che inquadrano i soggetti presenti in quel settore. Allora, andiamo a sentire qualche altro. C'è Manuel al telefono. Ah sì, c'è Manuel, eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Manuel. D'accordissimo con te, Raffaele, cioè, siamo in Europa, facciamo venire gli arbitri e mandiamo i nostri da un'altra parte, anche perché in alcune trasmissioni dove tu fortunatamente ci difendi hanno detto che noi non ci adeguiamo ancora. Ma che significa adeguarci? C'è un regolamento. Allora significa che voi state andando contro il regolamento unico che è quello dell'IFAB, cioè quando io sento dire adeguare e inadeguare mi metto a ridere dalle trasmissioni. Poi sono d'accordo con te quando bisogna cambiare proprio la classe dirigenziale, non gli arbitri. Volevo dire solo una cosa, Raffaele, poi ascolto per televisione la risposta. Una cosa che io ho notato, no? L'anno scorso si diceva che quando l'arbitro gesticolava su un presunto fallo o altro, il VAR non interveniva perché, visto che c'è la discrezionalità dell'arbitro, aveva visto l'arbitro. Ora, che cosa è successo? Questi fantacommentatori nelle trasmissioni si sono inventati che proprio perché l'arbitro in interview ha gesticolato che ha fatto sì, che ha fatto scattare il VAR, perché è stato, diciamo, l'errore che non avrebbe visto il contatto. Hai capito? Allora mettiamo, è là che il tifoso del Napoli si nervosisce, perché allora uno dice, ok, perché su quello di Anguissà che non c'è stata una gesticolazione da parte dell'arbitro, però il VAR non è intervenuto per chiaro errore, e ho sentito dire perché non è probabilmente fallo, perché sì, si saltava, stavano in aria, non c'è, ma che sì, sono le cose più assurde, è vero, sì. Quindi sono se gli uccellini quando improvvisamente atterrano, uno che schiaccia la zampetta dell'altro, non è fallo, capito? Perché è capitato in quel momento. Sentiamo un altro messaggio. Caro Raffaele, ciao. Io ti seguo dai tempi del Roma e ti stimo tantissimo. Grazie. Ma oggi sono rimasto malissimo quando ho sentito rispondere a quel radioascoltatore che non si è parlato mai del Napoli ieri sera, perché l'episodio di San Siro è importantissimo, e quindi si doveva parlare quasi sempre di questa situazione. Questo hai detto tu. Ma scusami, è il rigore su Anguissà. Cioè, ieri sera non riesco a capire qual è la spiegazione strana, ma ti stai piegando pure tu al potere, sì, cosa sì, che non credo, no, perché ti stimo, pagato. Ripeto, quindi se mi dai una spiegazione, perché sei stato molto superficiale in questa risposta, non so se te ma ne sei accorto. Io non sono mai superficiale, amico mio, io ribadisco il concetto. Se ci sono due squadre che si chiamano Inter e Juve,
che insieme fanno la moltitudine dei tifosi che ci sono in Italia. Un programma di una TV commerciale si sofferma su queste due squadre. Io una cosa che vi sto dicendo da tanto tempo, fate una colletta, creiamo Mediaset, Sky, DAZN a Napoli e ci facciamo i programmi che diciamo noi. È chiaro, se no dobbiamo sempre soggiacere a quelli che sono quelle che sono le regole legate al commercio di una TV. Qual è il bacino di utenza più importante? La Juventus, quello dopo l'Inter. Nei programmi di calcio si parla di Juve e Inter e poi del resto. Se c'è spazio per altre cose, ma non credere che non si è parlato dell'intervento di Anguissà e di Vigna perché lo devono coprire, perché non c'è più tempo alla fine. Quando cambiano gli argomenti, cambiano gli argomenti. Funziona così. Andrea. Come se un tifoso avellinese insomma dicesse: ma perché in Campania si parla esatto. solo del Napoli? Bravissimo, più o meno. Uguale. Più o meno la stessa così. Logica è che. Andrea così. Al telefono. Andrea. Ciao Raffaele, ciao, ciao Andrea, buongiorno ciao. A voi, buongiorno. Raffaele, a me quello che mi duole è aver ascoltato un radioascoltatore prima che ha detto che il rigore su Anguissà è stato dovuto al fatto che quello che è accaduto a Torino. Cosa errata? Io sono un tifoso del Napoli che guarda a casa mia, di quello che è accaduto tra Torino e Inter, sinceramente non mi interessa, ma non tanto perché ormai ci sono abituato, quindi qualcosa dall'altro lato accade sempre. Guardiamo in casa nostra, rigore di Anguissà. Magari doveva essere spezzato la caviglia per essere fischiato. Esatto. Non nemmeno, secondo parte... quello che dice qualcuno, pure se gli rompeva la caviglia non è fallo, perché è capitato. Non è fallo, va benissimo. L'espulsione di Abraham, lasciamo stare, non ne parliamo proprio. Quindi cioè, su questi episodi è inutile, ci dobbiamo abituare. Io dico solamente una cosa, qualche amico che mi dice quest'anno c'ha facim, c'ha facim. Sono semplicemente punti importanti Bravissimo. Per arrivare all'obiettivo della Champions League. Poi l'ultima cosa. Esatto, sono d'accordo. Vai. Io penso questo, Raffaele, sono solamente punti importantissimi per qualificarci in Champions. Solo a questo penso io. L'ultima cosa, e vi saluto e complimenti a te ed Andrea che siete competentissimi. Grazie. Quando cavolo lo rinnoviamo, Ospina? Quando? A fine stagione. Succederà a fine stagione. Questi contratti andranno tutti al termine della stagione. Allora, ciao Raffaele, io mi soffermerei maggiormente invece sul rigore di Osimhen, quello sul quale mancano anche le immagini. Quel rigore mi sembrava netto, nessuno ha protestato e tantomeno il VAR ha chiamato l'attenzione dell'arbitro. Ecco, questo è un altro episodio sul quale è calato il velo improvviso. Mentre si va a capire se Dumfries riesce a sfiorare la scarpa di Alex Sandro, in quel caso è andato tutto in cavalleria. Mica andiamo a verificare che cosa è successo, e cioè che Rui Patricio travolge Osimhen che è in vantaggio sul pallone. No, quello lo lasciamo perdere. La cosa importante è che all'88esimo, guarda caso, è un orario tipico per sistemare certe partite. L'88esimo, se Dumfries, che fa sicuramente un intervento scomposto, ma non tale da giustificare un calcio di rigore, perché io ho la sensazione che in certe squadre è come se proprio avessero nel decalogo tra l'ottantesimo e il novantesimo, se ti trovi nei pressi dell'area di rigore avversaria, controllato cadi, tutto. cadi, tanto può darsi che il rigore te lo danno piuttosto che non te lo danno. Questa è la sensazione, perché non possiamo dire, pur se il regolamento possa prevedere una cosa del genere, che quello di Dumfries è un intervento da calcio di rigore. Altrimenti, se quello di Dumfries è un intervento da calcio di rigore, quando ci sono veramente i rigori, che cosa bisognerebbe dare? Due rigori invece di uno. Abbiamo altri al telefono? Sì. Antonio, vai. Buongiorno Raffaele, buongiorno ragazzi. Ciao. E Raffaele, io la penso sempre allo stesso modo: finché viviamo in una nazione chiamata Italia, la giustizia non potrà mai essere un bando per noi italiani, in particolare nello sport. Parlare con giornalisti del nord oppure con tifosi di altre squadre, si chiamano i soliti lamentosi, quelli che si lamentano sempre. Io quello che non riesco a capire, come ci ha avuto l'anno scorso lo sfogo del grande presidente Vigorito del Benevento, ma com'è possibile che gli altri presidenti che subiscono dei torti arbitrali lampanti, ma alla vista anche
degli sfortunati ciechi. Non parlano. Cioè non parlano, stanno zitto. Però mi permetti di aggiungere una cosa, Antonio. Vigorito ha parlato solo quando è stato spacciato e andava in Serie B, però prima non ha parlato. Sì, però vabbè, là secondo me è arrivato al culmine. Ma non lo so se c'è un d'accordo fra i presidenti, perché secondo me io la vedo così, fa sempre parte del Dio Danaro. Parliamo dei debiti, questi qua stanno pieni di debiti. Vabbè. Ma tu ti immagini se non vanno in Europa Juve, Inter o chi per esso sia l'anno prossimo? Speriamo che si rispetti la regola almeno in Europa. Vabbè, dobbiamo salutare. Ma come ha detto anche il presidente della Fiorentina, vedere una squadra come l'Inter che vince lo scudetto e poi tiene milioni e milioni di debiti, ma come è normale? Cioè, ma qua è meglio di noi, un cittadino normale, se non pagano l'affitto lo padrone di casa dopo 3 mesi si trova in strada, si fanno milioni di debiti e sono padroni del calcio, perché domenica lascia stare il rigore, che a modo loro io penso che i nostri giocatori hanno una cosa. Dobbiamo salutarti, Antonio. La dignità di non fare le marionette. Esattamente. In campo, grazie Antonio, grazie. Ci scrive Mimmo: in occasione dell'ultimo Napoli-Juventus ero in curva B e cambiai posto per avvicinarmi a mia moglie. Non ho avuto multe, non appartengo a gruppi ultra. Vuoi vedere che beccano e multano solo questi ultimi? E chissà, può darsi che tu abbia ragione, Mimmo. Se mi dici che non hai preso la multa, magari è stato solo fortunato. È stato solo fortunato. Ci fermiamo, poi abbiamo un altro. Ne parliamo però tra poco. Esatto. Abbiamo un collegamento per parlare proprio di questa annosa questione. Tra pochissimo. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Stavamo parlando della problematica legata alla presenza dei gruppi organizzati all'interno delle curve. Ormai c'è questa disputa continua, precisamente non si sa contro chi, ma certamente contro l'inasprimento delle pene legate alla pandemia. Ora c'è un assessore che ha parlato di recente ed è l'assessore alla mobilità del comune di Napoli. Ce l'abbiamo al telefono, sì, l'assessore. L'assessore, sì, Andrea, Edoardo Cosenza. Edoardo Cosenza. Buongiorno, sì, ci sono. Allora, assessore, io parlando anche con i rappresentanti dei gruppi, mi dicevano che lei è un frequentatore dello stadio, ma non nella tribuna. È sempre stato uno che va in curva, no? Sì, sono andato in curva B da molti anni. Benissimo. Sì. Anche quando ero assessore regionale andavo in curva B. Esattamente. Sì. Lei è assessore alla mobilità, però da quello che ho capito il sindaco ha avvocato a sé tutto ciò che concerne lo stadio Maradona. Però mi dicevano che lei si sta mettendo in moto affinché ci sia un riavvicinamento, è così o no? Sì, innanzitutto io sono, come dire, persona vicinissima al sindaco, che il sindaco è un ingegnere come me, anzi devo dire è stato un mio allievo, un mio straordinario allievo all'università, quindi sì, è così, il sindaco, data l'importanza, perché insomma le problematiche legate allo stadio sono importanti per Napoli, diciamo, e avvocato a sé ed ha un contatto diretto con il presidente De Laurentiis, e sicuramente si cercherà una soluzione che in piena legalità, perché poi insomma nessuno vuole proteggere la non legalità, che in piena legalità. Quale sarebbe la non legalità in questa storia? Perché io quello che non riesco a capire. Beh, attualmente se non si sta seduto al proprio posto si commette un'illegalità e si viene. Ho capito, però assessore, mutato. Quando si va in trasferta i tifosi si mettono dove vogliono all'interno. No, non è ma è illegale, quindi, ma succede in tutti gli stadi. Va bene, stiamo anche parlando dello stadio Maradona. No, quando vengono qua i tifosi delle altre squadre si mettono dove vogliono. Infatti bisogna essere equi, diciamo, o è illegale per tutti o è illegale per tutti. In realtà a leggi istanti Covid, emergenza Covid, è illegale, e però bisogna vedere, quindi bisogna non fare delle furbate, diciamo, no? Il fatto che altrove si fa quando non si potrebbe fare non è una buona giustificazione, bisogna trovare una maniera corretta, cioè per esempio
le standing zone dove non c'è la numerazione dei posti, diciamo, bisogna trovare una forma che non sia un accomodamento un po' impapocchiato. Quando lei dice si deve trovare una forma, che cosa significa? Vi state muovendo affinché si trovi questa soluzione? C'è un dialogo e io sono io non sto andando allo stadio, perché poi se diciamo questo stadio in cui il massimo che si fa è uno sciottò al portiere, a me non è anche uno sciottò che non ci appartiene, se mi bravo, non voglio dirlo esattamente quella roba, lo dico io, quella roba lì la stiamo mutuando da altri stadi che non ci piacciono, sì, ma non insomma, è roba noi siamo nostra. La patria, cioè abbiamo inventato più cori noi napoletani, più forme di tifo noi simpatiche noi napoletani, quella proprio non ci appartiene. A quel punto io preferisco vedermi in televisione comodamente, insomma, nonostante tanti anni, no, sinceramente il valore aggiunto di andare allo stadio dove si fatica per entrare, è faticoso tempo prima, è proprio il divertimento del tifo, per quanto mi concerne, certo, io non mi sto divertendo. Sono andato a vedere la Juve perché non potevo perdermi la Juve, ma poi perché chiaramente ho la prelazione essendo un vecchio abbonato, ma onestamente non sto andando, ma non è che voglio entrare in polemica col calcio a Napoli, assolutamente, però io mi diverto, devo essere sincero. Quindi io spingo perché si trovi una soluzione, perché poi io non ci sto neanche alla criminalizzazione di tutti, di chiunque, solo perché sta in un posto piuttosto che in un altro. Non è proprio il problema. Persone normalissime hanno preso la multa perché si sono scambiati di posto. Però purtroppo non è contestabile perché effettivamente è fuori norma. Quindi diciamo, perciò bisogna trovare. Cioè, esiste anche la legge dell'elasticità, che è quella più equa però, di tutte. Ma figuriamoci, non penso anche io, però diciamo obiettivamente bisogna trovare una forma che non sia un arrangiamento, insomma, no? Sì. E che bisogna trovare una forma che cauteli tutto, perché poi l'arrangiamento non contenta i tifosi di tornare, che non sono sicuri che si applicherà, no? Secondo me bisogna trovare una soluzione, come direbbe un ingegnere, ma poi alla fine io sono un ingegnere, una soluzione strutturale. Cioè una soluzione chiara, definita e fine, insomma, perché la mancanza del tifo è pesante. Penalizza è pesante, molto la squadra. È pesante. Che poi appunto io sto dicendo, io non mi diverto, è un fatto egoistico, non mi diverto, non fa niente che non mi diverto, ma il tifo dà i punti in più. Assessore, ma possiamo dire che lei sta dialogando con la questura affinché si trovi una soluzione? Diciamo, devo dire la verità, il sindaco sta dialogando col calcio Napoli, questa è la verità, sta dialogando col calcio Napoli per trovare una soluzione in piena legalità che faccia ritornare diciamo il tifo organizzato, che poi il motore del tifo di tutto lo stadio, come noi tifosi veri sappiamo benissimo. Io credo che in democrazia esista lo strumento della tolleranza, che è quello che ti permette di fare le cose senza che nessuno si agiti, perché non credo che negli altri stadi d'Italia dove ci sono i gruppi organizzati richiedano di rispettare i posti. Però io vorrei che Napoli fosse un esempio invece non di così, insomma, volemose bene tra luce e vini, ma fosse un esempio di cose fatte secondo le regole. Bisogna fare una regola che come in altri stati tedeschi o come altrove, che lo consente. Ma lei l'ha detto, la standing zone, insomma, non sarei tanto convinto, cioè, perché poi ripeto, l'aggiramento cambia chi decide, si rialla la multa, a me non piace, insomma, voglio dire, facciamo una cosa definitiva. Vabbè, possiamo dire che il sindaco si sta impegnando a parlare con il Napoli, e poi si parlerà anche con la questura a questo punto, perché bisogna trovare ovviamente un sistema. Con tutti, però bisogna prima trovare una soluzione condivisa. Ma io credo che poi alla fine, come dire, anche la mia intrusione un po' decisa, possa servire, diciamo, a velocizzare a mettere la palla al centro, diciamo così. Assessore, noi la risentiremo nei prossimi giorni, così vediamo se sta cambiando qualcosa o si prevede. Sono a disposizione quando c'è qualche cosa. Io la ringrazio molto, le auguro buon lavoro e le faccio i complimenti per l'incarico. Grazie a lei, grazie all'assessore Edoardo Cosenza, che è l'assessore alla mobilità del
comune di Napoli. Abbiamo pochi minuti, Andrea, per sentire ancora qualcuno. Sì, per raccogliere qualche ultima telefonata, per ascoltare qualche messaggio. Ricordo velocemente i numeri 0816 3633, appunto, per le telefonate. Poi invece WhatsApp al 339 666 9990. Allora, fammi rispondere a quest'altro amico. A me qua, io detesto quando uno è superficiale, ma davvero. Scusa Raffaele, ma non capisco il tuo ragionamento. Hai la possibilità di difendere il Napoli e di parlare a nome di tutti i napoletani che capiscono di calcio, ma anche quelli che non capiscono di calcio, che sono tanti, in merito all'episodio di Anguissà, e non ti adoperi. Hai capito, Andrea? Quindi passa il messaggio che io non mi, che io me ne fotto di parlare del caso Anguissà. Come se io fossi l'organizzatore del programma, la scaletta la faccio io e in quella scaletta io non metto Anguissà. Chiaro, capisci quanta ignoranza c'è in merito al nostro lavoro, che non sanno come funziona, che se tu sei collegato da Napoli devi parlare solo quando ti danno la linea, e se provi a parlare non ti senta nessuno perché il microfono è spento. Ma che ne sanno, giustamente? Dicono che non mi adopero. Capito? Il nostro amico che non si firma, e hai fatto bene a non firmarti, dice che io non mi adopero, ha dato la sentenza. Ma guarda, ci sono dei napoletani che io dico, ma perché siete napoletani? Ma andate da un'altra parte, perché non siete napoletani se siete così piccoli mentalmente. Andiamo al telefono, dai, c'è Emilio. Andiamo al telefono. Ciao Emilio. Ciao Raffaele. Cortesemente Emilio, se ci puoi ascoltare attraverso il telefono, perché c'è un po' di ritardo quando ci ascolti in TV o da qualche altra parte. Grazie. Ciao Emilio, sono al telefono. Benissimo. Vai Emilio. Niente, Raffaele, io mi chiedevo, no? Perché, non lo so, pure tu, no? A chi ti cata ieri, mi sono scocciato, mi sono addormentato, perché parlano sempre, è solo della Juve, del rigore, della Juve. Ma pure tu, Emilio, ma l'ho detto prima, scusami, non mi hai ascoltato allora. Ho detto che nelle TV commerciali si parla soprattutto di quelli che hanno più tifosi, i bacini di utenza. Ce l'avete i soldi per fare noi una Mediaset, una Sky, una DAZN, quello che volete? Così parliamo tutta la giornata del Napoli a livello nazionale. Ce l'abbiamo sti soldi? Finché non ce l'abbiamo, ci dobbiamo solo stare, non c'è niente da fare. Sentiamo qualche altro messaggio. Eccolo qua, vai. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ciao. Raffaele, ma più che l'episodio di Anguissà, che se ne è parlato tantissimo, che ci può stare e non ci può stare, ma il rigore su Osimhen netto. E non hanno fatto vedere neanche un replay in diretta, vedendo la partita, non hanno fatto vedere neanche un replay. Vergognoso. Rui Patricio travolge Osimhen, rigore nettissimo. Ciao Gianni. Ciao e buona giornata a te. Allora Raffaele, a te che sei scritto, ti hanno spento il microfono, ho visto, e ti ho cambiato canale per lo schifo, scrive Paolo 77. Poi chi è questo? Lello si chiama. Tu non c'entri niente con Mediaset, ci difendi sempre, grazie di tutto. Allora, se non ci sono telefonate, sentiamo qualche altro messaggio vocale, anche se siamo in chiusura e dobbiamo lasciare lo spazio a Marte Sport Live. Vai. Buongiorno Riemma. Ha ragione che ci dobbiamo sedere sul posto assegnato, perché se non tifoso è tutto troppo forte, ci fa pure la cintura di sicurezza, perché prima affermiamo la coppa bassa, quella al lato tifoso. Io direi di chiuderla qui, Andrea, perché questa chiusura è meravigliosa, capito? È vero. Una chiusa meravigliosa. Dobbiamo chiudere, ma adesso avremo un'altra ora di calcio su Radio Marte, anche per entrare poi nei temi del prossimo turno di campionato. Io saluto e ringrazio Tony Molà alla parte tecnica, ovviamente tutti voi che ci avete seguito, e con noi l'appuntamento è domani mezzogiorno come ogni giorno. Ciao Raffaele. Adesso sta per entrare in scena Massimo D'Alessandro con altri 60 minuti di fuoco sui vari temi che abbiamo trattato anche noi con altri personaggi, altri opinionisti. Noi ci risentiamo invece domani a partire dalle 12. Ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.